Bentrovati da Sport Today, parliamo di calcio in attesa che la squadra torni al lavoro e mancano ancora diversi giorni, ovviamente il mercato a farla da padrona, anche se ancora non ci sono ufficialità né certezze, si lavora sotto traccia, ma sono tanti i giocatori che il Bologna sta trattando in questa fase, perché anche dalle parole di Giovanni Sartori nell'intervista della scorsa settimana si è capito che saranno tanti i giocatori da sostituire tra titolari e seconde linee, poi ci sarà anche la rivoluzione nel settore giovanile, ma noi andiamo per gradi adesso. Proviamo a capire nelle ultime ore che cosa si sta muovendo e allora andiamo a collegarci con il nostro Luca Pinkerle. Buonasera Luca, ben trovato. Ciao Sabrina, buonasera a tutti. Allora, com'è lo stato delle cose, il mercato del Bologna? Cosa si muove? Allora, partiamo dalla situazione interna del club, ovvero quella che è la situazione legata ai rinnovi di contratto. Sembrano esserci difficoltà per quanto riguarda i prolungamenti di contratto di Dominguez e di Orsolini. Il club è stato molto chiaro, anche come è stato sottolineato dallo stesso Giovanni Sartori nell'intervista che è stata proposta qui a ETV. Il Bologna in questo momento sta cercando di capire quali sono le offerte che potranno portare i due agenti dei giocatori per Dominguez e Orsolini per eventualmente venderli in questa sessione di mercato. Il club cercherà una situazione economica tra i 15 e i 20 milioni di euro, altrimenti sarebbe disposto al braccio di ferro, come vediamo anche nel titolo della nostra grafica, cioè portare i giocatori a parametro zero in scadenza giugno 2024, quindi utilizzarli anche per tutta la prossima stagione ed accettare il fatto che possa non esserci un esborso economico per vendere questi giocatori. Questa per ora è la situazione riguardante i rinnovi in casa, una porticina anche lasciata aperta per quanto riguarda De Silvestri e Soriano, siamo proprio agli sgoccioli di giugno, Sabrina, quindi per capire se ci sarà ancora una chance per questi due giocatori, sono situazioni che il Bologna sta controllando da vicino per capire se potranno essere utili alla causa anche il prossimo anno. Hanno già allora salutato ufficialmente. Allora ti chiedo però subito una cosa Luca, ma tornando invece a Dominguez e Orsolini, offerte vere non ne sono ancora arrivate? Per ora diversi interessamenti, il Fenerbahce è stata la squadra più vicina forse a Orsolini, che ha offerto una cifra sotto i 10 milioni di euro, che per ora al Bologna non è stata gradita. La Fiorentina è sempre interessata, avrebbe offerto anche come contropartita Alex Terzic, un giocatore nel ruolo di terzino sinistro che adesso andremo anche a trattare, Sabrina, e quindi di diversi interessamenti ce ne sono per quanto riguarda Dominguez, Siviglia, Lazio, diverse squadre anche del campionato italiano. Però sondaggi e non offerte, diciamo. Fenerbahce c'è più vicino forse come interessamento. È la più vicina, ok. Poi parlavamo di operazioni che per il Bologna magari non sono primarie, appunto quella di poter riconfermare o meno De Silvestri e Soriano, forse sono operazioni che decideranno anche più avanti in base a loro, mentre su altri profili dove sta andando, dove sta guardando il Bologna? Il Bologna sta guardando a sinistra, soprattutto per il ruolo di terzino, perché dalle ultime valutazioni sembra che Kyriakopoulos non verrà riscattato. Questa è una notizia che sembra essere molto vicina, il Bologna sta valutando diversi profili, con Cambiaso che rientra dal prestito, un tentativo anche del Bologna per capire se potrà avere un rinnovamento di tale operazione anche per il prossimo anno. Il Bologna cerca diversi profili, sono profili che sono già stati studiati anche nella sessione di gennaio, abbiamo parlato appunto di Terzi, c'è uscito il nome di Quagliata della Cremonese, ci sono anche diversi profili dall'estero, per ora quello più gradito è sempre quello di Josh Doig, che con il Verona, che è rimasto in Serie A, potrebbe comunque avere una valutazione di mercato molto importante tra i 6 e 8 milioni di euro. L'impressione è che comunque si sia un pochino svalutato rispetto a quella che è stata l'iniziale impressione proprio economica sul giocatore, quindi il prezzo potrebbe scendere un pochino nelle prossime settimane. Josh Doig favorito per la fascia sinistra, questo per ora è il ruolo più ambito per il Bologna, che cerca anche diversi rinforzi sugli esterni. Skoras era un profilo che piaceva tanto, ma è in chiusura con il Bruges, giocatore polacco della stessa agenzia del centrale Bednarek, Jan Bednarek, che è stato a Southampton e Aston Villa nelle scorse stagioni. Bisogna cercare anche un difensore centrale, quindi il Bologna sta valutando questo tipo di ruoli. Il centrocampo per ora sembra non aver bisogno di potenzialmente per quanto riguarda i titolari, perché negli intoccabili di Motta c'è proprio tutto il centrocampo, Sabrina. E allora parliamo dell'attacco, perché ha spiegato Sartori che Van Hooijdonk andrà quantomeno in ritiro, poi valuterà Motta se tenerlo, se usarlo come pedina di mercato. Zirze è confermato e si spera che questa sia la stagione in cui possa, diciamo, confermarsi, esplodere.
sono arrivate altre offerte o no per Arnautovic? Perché Sartori ha fatto capire che dipenderà molto da quello. Il Milan si è svanito, insomma, con l'uscita di Maldini. Ci sono altri club che potrebbero essere interessati in modo concreto? Allora, è un giocatore che ha mercato Arnautovic perché è comunque un profilo di alto livello internazionale. Per ora alla porta del Bologna non hanno bussato offerte concrete e interessanti per la squadra. C'è forse anche da valutare un altro parametro che bisognerà considerare, cioè che tra poco si apre la campagna abbonamenti. Cioè avere Arnautovic in rosa durante la campagna abbonamenti potrebbe avere chiaramente un altro effetto sulle tessere da rinnovare, considerando che comunque il calcio del Bologna ha attratto tante persone allo stadio anche durante questa stagione, però non ci sono deadline fissate per quanto riguarda una cessione di Arnautovic. Però anche Giovanni Sartori nell'intervista che hai fatto ha fatto capire che la permanenza del Bologna sarebbe gradita, ma che comunque si valutano tutti i tipi di situazioni per vedere cosa potrà uscire fuori l'anno prossimo da una situazione offensiva. Per questo il Bologna qualche profilo in attacco lo sta andando a cercare. E allora Luca, grazie, poi ovviamente molti approfondimenti ci saranno questa sera all'interno del Pallone nel Set. Intanto grazie per averci dato così a grandi linee un po' quelli che sono i movimenti della Bologna. Grazie al nostro Luca Pincherle. Adesso noi parliamo di basket, perché dopo una tiratissima gara 4 che ha portato al pareggio della Virtus c'è gara 5, allora vediamo tutti i dettagli. Quando vuoi, con calma. No, più che altro ho fatto un lancio asettico per non doverlo rifare. Non ho detto né che si gioca stasera. Quindi quello va bene, lo puoi lasciare. Servirà capire chi metterà il musetto davanti. Questa sera alle 20:30 nella serie infinita tra Milano e Virtus, in perfetto equilibrio dopo 4 sfide. Fattore campo rispettato, 2 per Milano al Forum e 2 per Bologna all'Unipol. Oggi è la chance per passare in vantaggio e provare a prendersi il tricolore già in gara 6 in programma mercoledì. Infinita perché i due supplementari di venerdì sera sono stati l'essenza di questa finale playoff scudetto. La prossima però sarà diversa, ha detto Scariolo nel post partita, tanto esperto per sapere che bisognerà resettare, quanto lucido nel capire che non servirà a nulla farsi prendere dall'ansia e giocare con tranquillità, evitando errori infantili, come ha definito quelli commessi nella fase centrale della gara. Da Milano l'unico dubbio è Kyle Hines, uscito con un problema alla spalla nell'ultima sfida, con Brandon Davis pronto a sostituirlo. Per la Virtus invece il roster sarà formato dagli stessi 12 visti finora. Luci puntate sui 4 più esperti, Teodosic, Hackett, Schengeli e Bellinelli, coi primi due che dovranno stare attenti soprattutto al clima infuocato del Forum di Assago dopo gli spiacevoli fatti accaduti nel post gara 2. Esauriti tutti i bonus, infatti, con le squalifiche che non possono essere più trasformate in ammende. Servirà freddezza allora e grande basket nella sfida Scariolo-Messina per puntare al titolo di campioni d'Italia e dare un senso alla stagione. E con questo siamo arrivati alla fine di questa edizione, grazie come sempre per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di ETV.